Sono giorni impegnativi per la Polizia di Stato. Sono giorni impegnativi per tutte le forze dell'ordine, anche quelle a livello locale. Debbo fare un plauso a tutti quanti per la sinergia che c'è tra tutti, ovviamente sotto legge della Prefettura e tutti gli altri enti che sono interessati. E mi rallegro perché c'è stata un'ottima risposta del territorio. Ovviamente le problematiche maggiori sono sulla ricerca della filiera di coloro i quali sono rientrati in Calabria, nella provincia di Crotone, per la precisione, negli ultimi giorni. Questo è il problema maggiore di ricostruzione. Per il resto gli esercizi pubblici hanno compreso, addirittura ieri sono situazioni in cui ancora prima delle 18 alcune erano già chiuse. Sicuramente questo è encomiabile. Il rispetto delle regole è sempre quello il discorso, ci permetterà sicuramente di andare avanti nel migliore dei modi. Senta, vogliamo provare ad esplicare meglio queste nuove direttive del Ministero dell'Interno, perché qualcuno non ha capito bene cosa può e cosa non può fare il cittadino? Beh, sui vari siti d'area di quello del Ministero dell'Interno sono già precisate queste cose. Sostanzialmente bisogna evitare gli assembramenti, alle 18 le attività di bar e ristorazione devono chiudere obbligatoriamente, appena la sospensione della licenza, le sale giochi non possono essere tenute aperte. E nei comuni della provincia l'Arma dei Carabinieri sta facendo sicuramente anche qui un'opera intensa, ovviamente col buon senso. Ieri siamo stati anche, per qualcuno è capitato, anziché alle 18, 18 e 15, 18 e 30, non è che siamo stati particolarmente duri. Ovviamente il rigore in questi casi è d'obbligo. E poi c'è questo modello di autocertificazione, spieghiamo. Il modello di autocertificazione in cui il soggetto è tenuto a dichiarare per quale motivo si sta spostando dal comune di residenza o di domicilio, ma anche dalla zona stessa. Un po' di problemi abbiamo avuti presso qualche supermercato, magazzini di grande distribuzione, però anche lì c'è stato un contingentamento degli ingressi. Col modello, il modello si può scaricare dai siti, però in genere le pattuglie hanno una copia per poterlo fornire al soggetto.